Una delle cose più belle che abbiamo vissuto insieme ai nostri associati in queste settimane è stato proprio il loro desiderio di non chiudere l'attività, di non cessare l'attività, di continuare in qualche modo a proseguirla. Chi l'ha potuto fare, come tutta la parte alimentare, penso ai macellai, penso ai salumieri, penso ai negozi di prodotti alimentari, penso ai panifici, ecco, tutte queste persone si sono messe a disposizione anche della propria clientela con la consegna a domicilio, con un'attenzione particolare nei confronti degli anziani o di coloro che comunque non potevano uscire di casa, facendo anche orari molto pesanti, in alcuni casi fino a 18-20 ore al giorno di lavoro, ma dando al proprio lavoro certamente un significato economico, ma anche un significato sociale. Dall'altra parte comunque moltissime anche attività non del settore alimentare in queste settimane, pur calando moltissimo il proprio fatturato dovendo restare chiusi, hanno però cercato di lavorare sull'e-commerce come strumento per mantenere un rapporto con la propria clientela. Certo, palliativo tendenzialmente, però comunque il desiderio che li ha portati a volere comunque mantenere un presidio della propria attività. Come immaginate la ripresa adesso? Beh, innanzitutto c'è bisogno di ripartire, pur nel rispetto delle norme sanitarie, il più presto possibile. Ormai è chiaro a tutti che il virus non potrà essere sconfitto con il vaccino nell'arco di pochi giorni o poche settimane, quindi noi tutti ci dobbiamo abituare a convivere col virus, quindi una ripartenza scaglionata, sicuramente lenta e quindi problematica, però una ripartenza comunque ci vuole, dove nel rispetto completo delle norme sanitarie le attività anche del commercio, del turismo e dei servizi tornino a svolgere il proprio lavoro di assistenza alle famiglie, alle persone, ai consumatori. E ce lo immaginiamo naturalmente con modalità profondamente diverse, quindi la distanza sociale, l'ingresso contingentato, le mascherine, i guanti, i gel, tutto quello che riguarda le norme di attenzione sanitaria che entreranno a fare parte del nostro quotidiano nel lavoro per i prossimi mesi, inevitabile in qualsiasi settore, però ci aspettiamo anche che prosegua quel senso di solidarietà, di comunità, di attenzione che ha funzionato molto in queste giornate. Se c'è un'altra cosa che questa brutta vicenda sta insegnando è anche a riscoprire i valori sani della nostra comunità, la voglia di comunque collaborare, la voglia di aiutarsi, la voglia di stare insieme pur a distanza, ma ha fatto sì che in tutti ci sia una disponibilità maggiore. Ecco, questa disponibilità maggiore, dovuta anche al fatto che forse dobbiamo correre tutti un po' meno, ci sta portando davvero a prepararci nel modo migliore a quella che viene definita la fase 2, quella cioè della ripartenza, per evitare che oltre a un serissimo problema sanitario che c'è stato e che c'è, si aggiunga anche, come invece purtroppo comincia ad aggiungersi, anche un problema serio dal punto di vista economico e occupazionale.